E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo home tour della mia stanza aggiornata. E iniziamo. Qui c'è il letto con il computer portatile, il cuscino, il popcorn, cuscino fantastico. Poi qui stanno i giubbini, gli armadi. Qui c'è il primo armadio dove abbiamo tutta la collezione dei film che ho, edizione limitata e numerata. Ci sono file avanti e indietro, tipo l'edizione limitata di Ghost con Kung Fu Panda col peluche, Superman, l'uomo d'acciaio, tutta la collezione di Pirati dei Caraibi in Blu-ray, Codice da Vinci 300, la maschera, il silenzio degli innocenti, questa è numerata limitata, i Magnifici 7, la Collector's Edition, Edoardo Mani di Forbici, Artemis Fowl, questo l'ho fatto io in DVD custom, poi Bastardi senza gloria, la Collector's, una Collector's di Rambo della Granata in italiano, la Monster Box del film Titanic, Il mistero dei Templari, la Collector's Edition, Il Signore degli Anelli, L'Hobbit, Extended Edition, tutti insieme appassionatamente. Qui c'è Millennium, Forrest Gump, poi vari DVD che sono riempiti avanti e dietro, come potete vedere, ecco qui. Poi qui il modellino del Titanic, qui c'ho l'orologio e il cinema che devo mettere a pila nuova, qui c'è lo schermo della Turunic e quando voglio vedere i film me lo metto, poi lì abbiamo la macchina di popcorn, andato di qua, vabbè, il cassetto con varie cose all'interno. Qua c'è la valigetta di James Bond col certificato di autenticità e io ho aggiunto anche i film di Daniel Craig, ci sono tutti quanti. Qui un elicottero utilizzato nel film Skyfall, come potete vedere sono tutti i film di James Bond, Casino Royale, Quantum of Solace, questa è la valigetta di James Bond. Poi qui dove è uscito Tom e Jerry, vari CD musicali che ho, il computer, qua ci stanno le casse, la PlayStation Classic, qua dietro ho messo gli occhiali 3D per vedere i film 3D quando posso, quando voglio. Qua c'è la Nintendo Switch, poi c'è lo schermo, qua c'è Hitchcock, tutta la collezione completa, qua c'è una katana giapponese, qui altre collectors, Event Horizon, questo per esempio di Amazing Spider-Man, la testa, una case, le tiratura limitata in 500 copie, la mia numero 30, Watchmen e varie cose, qui la collectors di Grease, Wizarding World, il castello stampato in 3D di Harry Potter, di sopra in alto ho X-Men Apocalypse, la testa, il castello di Harry Potter della Noble Collection, Creed con un modello di Titanic a fianco, cioè davanti. In questi album ci sono tutta la collezione delle carte di Pokémon che ho, dai primi set base a quelli nuovi. Qui dietro c'è il martello di Thor, dietro a Hitchcock, poi qua ci stanno tutti i giochi per PC, PSP e altre console, la Pokéball, Pop, Game Boy Advance, delle figure, la Pokéball Plus, qui abbiamo mascherine, qui un modellino proiettore, bacchette giapponesi quando sono andato a mangiare al ristorante giapponese, e qui abbiamo finito tutta la parte davanti, che è così, e
Poi qua, vabbè, c'è il balcone si affaccia per il giardino. Qui c'è il comodino che ho appoggiato il proiettore, il lettore sotto. Qui c'è il computer. No, lì c'è il computer. Qui abbiamo altre Collector's Edition. Mamma ha perso l'aereo. Hotel Transilvania, Ghostbusters, Frankenstein Junior, E.T., Rocky. Qua abbiamo Predator, Alien Anthology, Terminator, Savage, no, Terminator 2, Judgment Day, un Super Mario che non c'entra niente, King Kong con la statua, questa è un'edizione inglese. Poi qui abbiamo una chicca del Chuck Walt Disney Studios, prodotto ufficiale, preso a Disneyland a Parigi. Ecco qui, Disney, prodotto esclusivo Disneyland Paris, Walt Disney Studios, che troverete anche il video di Walt di Disneyland Paris nel canale. Qui abbiamo la testa di Electro, la tazza New York, Sonny, questa è un'edizione giapponese, Yo Robot. Qui il pianeta delle scimmie, Cesare, italiana. Poi qui abbiamo Alien, 25° anniversario, con dietro un altro Chuck, questo preso a Cinecittà, però non c'è niente di come marchio. Poi abbiamo la testa di Chuck, Nightmare Before Christmas. Lo squalo, 30° anniversario, e dietro edizione francese della mano di Terminator 2, Judgment Day. E questa, ragazzi, è tutta la stanza. E niente, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti belli! Ok ragazzi, ho messo anche le casse qui da Logitech, componente sound, e poi vediamo. Thank you.